Allora, siamo con Giorgio Cremaschi. Giorgio, lo sciopero del 14, oggi è arrivata la ufficializzazione, la non adesione di CISL e UIL a una manifestazione che doveva essere unitaria, europea. Comunque è una non notizia, perché la notizia vera sarebbe il giorno che CISL e UIL fanno uno sciopero, perché non ne fanno mai nessuno, quindi in fondo non c'è la notizia. La verità è che in Italia oggi noi scontiamo il fatto che siamo anche in ritardo rispetto ad altri paesi e altri popoli, perché noi stiamo subendo la stessa cura della Grecia, della Spagna, del Portogallo, a dosi un po' più piccole per adesso, ma cresceranno purtroppo le dosi della medicina che ci stanno dando Monti, la Merkel, le banche, eccetera, e finora non c'erano state vere risposte. Sull'onda della mobilitazione greca, spagnola e portoghese, c'è stata questa proclamazione di questa giornata di lotta europea, e per fortuna la CGIL prima hanno deciso lo sciopero, i sindacati di base, bisogna dire la verità, e poi la CGIL ha proclamato lo sciopero. CISL e UIL confermano di essere semplicemente sindacati complici di tutti i guai che capitano ai lavoratori. E citato la Grecia, il sindacato sarebbe da sin di che? Cioè, insieme e giustizia? Sì, lo so, ma credo che... C'è un disconoscimento di fondo? C'è il fatto semplicemente che CISL e UIL oggi operano in consenso totale con il sistema delle aziende e con il governo Monti. Questa è la sostanza. E credo che questa sia... Il punto peraltro che mette in discussione anche la linea politica della CGIL, perché non si può continuare a dire, a scioperare da soli e poi a fare accordi del cavolo insieme a CISL e UIL. Questa è la sostanza, cioè non è che si sciopera da soli e poi ci si siede al tavolo con CISL e UIL e si fa finta di niente. Questo significa non usare gli scioperi. Io credo che la CGIL debba cambiare radicalmente l'idea. Se si sciopera con i greci, si sta con i greci e non si sta con Monti. In questo senso sta risorgendo la rete 28 aprile, a questo punto con un'aggiunta di nome, opposizione CGIL. Ma sì, perché noi pensiamo che non si possa davvero più andare avanti con la linea di questi anni. Adesso, se pensiamo che mentre c'è questa crisi, il governo, Confindustria, CISL e UIL hanno imbandito il tavolo sulla produttività, che significa far lavorare di più la gente pagata meno, e questa è la soluzione che si vuole dare. Bisogna rompere un quadro di concertazioni e di complicità sindacali di cui la CISL e la UIL sono una parte, e quindi bisogna smettere di fare accordi in perdita, bisogna lottare, bisogna dare coraggio ai tanti lavoratori che non ce la fanno, e quindi bisogna scegliere una strada completamente diversa. Noi ti ringraziamo Giorgio, buona lotta.